Presidente della Russia, Vladimir Vladimirovich Putin. Buon pomeriggio. Membri dell'Assemblea della Federazione, senatori, deputati della Duma di Stato, cittadini della Russia. Questo discorso presidenziale giunge, come tutti sappiamo, in un momento difficile e spartiacque per il nostro Paese. Questo è un momento di cambiamento radicale e irreversibile nel mondo intero, di eventi storici cruciali che determineranno il futuro del nostro Paese e del nostro popolo, un momento in cui ognuno di noi ha una responsabilità colossale. Un anno fa, per proteggere le persone nelle nostre terre storiche, per garantire la sicurezza del nostro Paese e per eliminare la minaccia proveniente dal regime neonazista che si era insediato in Ucraina dopo il colpo di Stato del 2014. Dopo tutto questo si è deciso di iniziare l'operazione militare speciale. Passo dopo passo, con attenzione e coerenza, ci occuperemo dei compiti che abbiamo a portata di mano. Dal 2014 il Donbass si batte per il diritto di vivere nella propria terra e di parlare la propria lingua madre. Ha combattuto e non si è mai arreso nelle condizioni di blocco, tra i bombardamenti costanti e l'odio palese del regime di Kiev. Sperava e aspettava che la Russia venisse in aiuto. Nel frattempo, come ben sapete, abbiamo fatto tutto ciò che era in nostro potere per risolvere questo problema con mezzi pacifici e abbiamo pazientemente condotto colloqui per una soluzione pacifica di questo devastante conflitto. Ma alle nostre spalle si stava preparando uno scenario completamente diverso le promesse dei governanti occidentali, le loro rassicurazioni sul desiderio di pace nel Donbass si sono rivelate, come ora vediamo, un falso, una brutale menzogna. Hanno semplicemente preso tempo, si sono dati da fare, hanno chiuso un occhio sugli omicidi politici durante la repressione del regime di Kiev contro persone che non amavano deridere i credenti e hanno sempre incoraggiato i neonazisti ucraini a compiere azioni terroristiche nel Donbass. Nelle accademie e nelle scuole occidentali venivano addestrati ufficiali di battaglioni nazionali e venivano fornite armi. E voglio sottolineare che anche prima dell'inizio dell'operazione militare speciale Kiev stava negoziando con l'Occidente sulla fornitura di sistemi di difesa aerea, aerei da combattimento e altre attrezzature pesanti all'Ucraina. Ricordiamo anche i tentativi del regime di Kiev di acquisire armi nucleari, perché ne abbiamo parlato pubblicamente. Gli Stati Uniti e la Nato hanno rapidamente schierato le loro basi militari e i loro laboratori biologici segreti vicino al confine del nostro paese. Attraverso le loro manovre hanno dominato il teatro delle future operazioni militari. Hanno preparato il regime di Kiev, l'Ucraina che avevano resa schiava, ad una grande guerra. E oggi lo ammettono, lo ammettono pubblicamente apertamente, senza vergogna. Sembrano essere orgogliosi, rallegrarsi della loro perfidia, definendo sia gli accordi di Minsk che il formato Normandia un'esibizione diplomatica, un bluff. Si scopre che per tutto il tempo in cui il Donbass era in fiamme, in cui il sangue veniva versato, quando la Russia cercava sinceramente, voglio sottolinearlo, si sforzava sinceramente per una soluzione pacifica, Stavano giocando sulla vita delle persone, stavano giocando in realtà, come si dice nei circoli noti, con le carte segnate. Questo disgustoso metodo di inganno è stato provato molte volte prima. Si sono comportati in modo altrettanto spudorato e doppio giochista quando hanno distrutto la Jugoslavia, l'Iraq, la Libia, la Siria. Non saranno mai in grado di lavare via questa vergogna. I concetti di onore, fiducia e decenza non fanno per loro. Durante i lunghi secoli di colonialismo, dittatura ed egemonia si sono abituati a farsi concedere tutto. Si sono abituati a sputare sul mondo intero. Si è scoperto che trattano i popoli dei loro stessi paesi con lo stesso atteggiamento sprezzante e superiore. Dopotutto, li hanno anche ingannati cinicamente e li hanno illusi con favole sulla ricerca della pace e sull'adesione alle risoluzioni del Consiglio di sicurezza nazionale delle Nazioni Unite sul Donbass. In effetti, le elite occidentali sono diventate un simbolo di totale menzogna senza principi. Noi difendiamo fermamente non solo i nostri interessi, ma anche la nostra posizione secondo cui nel mondo moderno non dovrebbe esserci divisione. Tra i cosiddetti paesi civilizzati e tutto il resto, che è necessaria una partnership onesta che in linea di principio rifiuti qualsiasi esclusività, soprattutto quella aggressiva. Siamo stati aperti e sinceramente pronti per un dialogo costruttivo con l'Occidente. Abbiamo affermato e insistito sul fatto che sia l'Europa che il mondo intero avevano bisogno di un sistema di sicurezza indivisibile, uguale per tutti i paesi. E per molti anni abbiamo suggerito ai nostri partner di discutere insieme questa idea e lavorare alla sua attuazione. Ma in risposta ricevemmo o una reazione indistinta o ipocrita per quanto riguardava le parole. Ma ci sono state anche azioni allargamento della Nato ai nostri confini, la creazione di nuove aree di schieramento per la difesa missilistica in Europa e in Asia hanno deciso di mettersi al riparo da noi sotto una sorta di ombrello. Il dispiegamento dei contingenti militari, e non solo, vicino ai confini della Russia. Ci tengo a sottolineare infatti, questo è risaputo che nessun altro paese ha tante basi militari all'estero come gli Stati Uniti. Ce ne sono centinaia. Ci tengo a sottolinearlo. Centinaia di basi in tutto il mondo. Il pianeta ne è ricoperto e basta uno sguardo alla mappa per vederlo. Il mondo intero è stato testimone di come si sono ritirati dagli accordi fondamentali sulle armi, incluso il trattato sui missili a corto e medio raggio, strappando unilateralmente gli accordi fondamentali che mantengono la pace mondiale. Per qualche ragione lo hanno fatto. Non fanno nulla senza una ragione, come sappiamo. Infine, nel 2021 abbiamo presentato ufficialmente agli Stati Uniti e alla Nato bozze di accordi sulle garanzie di sicurezza. In sostanza, tutti i punti chiave e fondamentali sono stati respinti. Successivamente è diventato finalmente chiaro che era stato dato il via libera all'attuazione di piani aggressivi e che non si sarebbero fermati. La minaccia cresceva di giorno in giorno. Non c'era dubbio che nel febbraio del 2022 tutto fosse pronto per un'altra sanguinosa azione punitiva nel Donbass, contro il quale, vi ricordo, il regime di Kiev aveva lanciato artiglieria, carri armati e aerei già nel 2014. Tutti ricordiamo bene le immagini degli attacchi aerei su Donetsk aerei non solo su questa ma anche su altre città. Nel 2015 hanno nuovamente tentato un attacco diretto a Donbass continuando il blocco, i bombardamenti e il terrore contro i civili. Tutto questo vorrei ricordarlo contraddiceva completamente i documenti e le risoluzioni adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e tutti facevano finta che non stesse accadendo nulla. Voglio ripeterlo. Sono loro che hanno iniziato la guerra e noi abbiamo usato la forza e la usiamo per fermarla. Coloro che stavano pianificando un attacco a Donetsk, al Donbass, a Lugansk, avevano chiaramente capito che il prossimo obiettivo era un attacco alla Crimea e a Sebastopoli. E noi lo sapevamo e lo capivamo. E ora anche a Kiev si parla apertamente di questi piani di vasta portata: hanno rivelato ciò che sapevano già molto bene. Stiamo proteggendo la vita delle persone, la nostra stessa casa. E l'obiettivo dell'Occidente è il potere illimitato. Hanno già speso più di 150 miliardi di dollari per assecondare e armare il regime di Kiev. Per fare un confronto, secondo i dati dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, i paesi del G7 hanno stanziato circa 60 miliardi di dollari per l'assistenza ai paesi più poveri del mondo nel 2020-2021. È chiaro, no? Ma i paesi più poveri, di cui si suppone ci si occupi sempre, riceveranno 150 miliardi per la guerra e 60 con determinati requisiti di obbedienza da parte dei paesi che riceveranno il denaro. E dove sono finiti tutti i discorsi sulla riduzione della povertà, sullo sviluppo sostenibile e sull'ecologia? Dov'è finito tutto questo? Dov'è finito tutto questo? Allo stesso tempo il flusso di denaro per la guerra non diminuisce, non si risparmia per incoraggiare disordini e colpi di Stato in altri paesi, sempre, in tutto il mondo. In una recente conferenza a Monaco di Baviera sono state lanciate infinite accuse alla Russia. L'impressione è che ciò sia stato fatto solo per far dimenticare a tutti ciò che il cosiddetto Occidente ha fatto negli ultimi decenni. Sono stati loro a far uscire il genio dalla bottiglia, a far precipitare intere regioni nel caos. Gli stessi esperti americani stimano che, come risultato delle guerre, voglio richiamare l'attenzione su questo punto, non siamo noi ad aver elaborato queste cifre, sono gli americani stessi a fornirle. Le guerre che gli Stati Uniti hanno scatenato dopo il 2001 hanno ucciso quasi 900.000 persone, più di 38 milioni sono diventati rifugiati. Vogliono solo cancellare tutto questo dalla memoria dell'umanità e far finta che non sia mai successo. Ma nessuno al mondo ha dimenticato e non dimenticherà. Nessuno di loro conta le vittime e le tragedie umane perché in gioco, ovviamente, ci sono trilioni, trilioni di dollari la possibilità di continuare a rubare a tutti, con la scusa delle parole sulla democrazia e sulla libertà, imporre valori di natura neoliberista e totalitaria, di etichettare interi paesi e popoli, di insultare pubblicamente i loro leader, di reprimere il dissenso nei loro stessi paesi, di creare un'immagine nemica per distogliere l'attenzione dalla gente sugli scandali di corruzione. Li vediamo tutti sotto i nostri schermi, dai crescenti problemi e contraddizioni economiche, sociali ed interetniche interne. Vi ricordo che negli anni 30 l'Occidente ha di fatto aperto la strada ai nazisti per salire al potere in Germania e oggi hanno iniziato a trasformare l'Ucraina in una anti-Russia. Il progetto non è nuovo. Chi è anche solo un po' esperto di storia lo sa perfettamente. Questo progetto affonda le sue radici nel XIX secolo. È stato alimentato nell'impero austro-ungarico in Polonia e in altri paesi con un unico scopo, strappare questi territori storici, che oggi si chiamano Ucraina, al nostro paese. Questo è l'obiettivo. Nulla di nuovo, nessuna novità, tutto si ripete. Oggi l'Occidente ha accelerato l'attuazione di questo progetto sostenendo il colpo di Stato del 2014. Il colpo di Stato è sanguinoso. Antistatale, anticostituzionale. Ma come se nulla fosse accaduto, come se fosse necessario, hanno perfino riferito quanti soldi avevano speso per questo. La russofobia, il nazionalismo estremamente aggressivo, è stato posto come base ideologica. Di recente una delle brigate delle forze armate ucraine, è una vergogna parlarne, è una vergogna per noi, non per loro. È stata chiamata Edelweiss, come la divisione nazista che ha partecipato alla deportazione di ebrei, l'esecuzione di prigionieri di guerra in operazioni punitive contro partigiani di Jugoslavia, Italia, Cecoslovacchia e Grecia. Le forze armate ucraine e la Guardia Nazionale Ucraina sono particolarmente apprezzate dalle fazioni di Das Reich, Dead Head, Galizia e altre unità delle SS, che hanno anche sangue sulle mani fino ai gomiti. I marchi di identificazione della Wehrmacht, della Germania nazista, sono applicati ai veicoli corazzati ucraini. I neonazisti non nascondono di chi si considerano eredi. È sorprendente che in Occidente nessuno dei poteri costituiti se ne accorga. Perché? Perché a loro, scusatemi per le cattive maniere, non importa. Non importa su chi scommettere nella loro lotta contro di noi, nella loro lotta contro la Russia. L'importante è che combattano contro di noi, contro il nostro paese, il che significa che tutti possono essere usati. E l'abbiamo visto accadere, sia terroristi che neonazisti. Perfino un diavolo della testa pelata può essere usato, Dio non voglia, purché tutti facciano i loro ordini e servano da armi contro la Russia. Il progetto anti Russia rientra infatti in una politica revanchista nei confronti del nostro paese, volta a creare focolai di instabilità e conflitto proprio vicino ai nostri confini, sia allora negli anni 30 sia oggi. L'idea era la stessa, dirigere l'aggressione a est, fomentare una guerra in Europa ed eliminare i nostri rivali per mano di altri. Non siamo in guerra con il popolo ucraino. Come ho già detto più volte, il popolo ucraino stesso è diventato ostaggio del regime di Kiev e dei suoi padroni occidentali, che hanno di fatto occupato il paese politicamente, militarmente ed economicamente, distruggendo l'industria ucraina e saccheggiando le sue risorse naturali per decenni. Il risultato è stato il degrado sociale, un enorme aumento della povertà e della disuguaglianza. E in queste condizioni ovviamente è facile attingere materiale per le operazioni militari. Nessuno ha pensato alle persone, sono state preparate per il massacro e alla fine sono state trasformate in materiale sacrificabile. È triste. Fa paura parlarne, ma è un dato di fatto. La responsabilità della formazione del conflitto ucraino, della sua escalation e del crescente numero di vittime è interamente dell'elitto occidentali e naturalmente dell'attuale regime di Kiev al quale il popolo ucraino è sostanzialmente estraneo. L'attuale regime ucraino non serve i propri interessi nazionali, ma quelli di paesi terzi. L'Occidente sta usando l'Ucraina sia come ariete contro la Russia, sia come campo di addestramento. Non mi soffermerò ora sui tentativi dell'Occidente di invertire la tendenza delle ostilità, sui piani per aumentare le forniture militari, tutti lo sanno abbastanza bene, ma una circostanza dovrebbe essere chiara a tutti. Più i sistemi occidentali a lungo raggio arriveranno in Ucraina, più saremo costretti ad allontanare la minaccia dai nostri confini. È naturale. Le elite occidentali non fanno mistero del loro obiettivo, infliggere, come dicono loro, è un discorso diretto, una sconfitta strategica alla Russia. Che cosa significa? Per noi, che cosa significa? Significa metterci fine una volta per tutte, cioè intendono trasformare un conflitto locale in una fase di confronto globale. Noi lo capiamo bene e reagiamo di conseguenza perché in questo caso si tratta dell'esistenza del nostro Paese. Ma non possono non essere consapevoli che è impossibile sconfiggere la Russia sul campo di battaglia, quindi conducono attacchi informativi sempre più aggressivi contro di noi. Si rivolgono ovviamente ai giovani, alle giovani generazioni. Anche in questo caso mentono continuamente, distorcono tutti i fatti storici, non smettono di attaccare la nostra cultura, la Chiesa Ortodossa russa e le altre organizzazioni religiose tradizionali del nostro paese. Guardate cosa stanno facendo con i loro stessi popoli. La distruzione della famiglia, dell'identità culturale e nazionale, la perversione, l'abuso dei bambini fino alla pedofilia sono dichiarate la norma, la norma della loro vita. E il clero? I sacerdoti sono costretti a benedire matrimoni tra persone dello stesso sesso. Dio li benedica. Lascia che facciano quello che vogliono. Cosa voglio dire qui? Gli adulti hanno il diritto di vivere come vogliono. Così abbiamo trattato questo tema in Russia e lo tratteremo sempre in questo modo. Nessuno si deve intromettere nella vita privata delle persone e noi non lo faremo. Ma vorrei dire loro... Ma scusate, guardate le scritture, i libri principali di tutte le altre religioni del mondo. C'è scritto tutto, anche che la famiglia è l'unione di un uomo e di una donna. Ma anche questi testi sacri sono ora messi in discussione. Si è saputo che la Chiesa anglicana, ad esempio, ha in programma, ma è solo un progetto, di prendere in considerazione l'idea di un Dio neutro dal punto di vista del genere. Che dire? Dio non voglia, non sanno quello che fanno. Milioni di persone in Occidente capiscono di essere portate a una vera catastrofe spirituale. Le elite francamente stanno impazzendo e sembra che non ci sia una cura. Ma questi sono i loro problemi, come ho detto, e noi siamo obbligati a proteggere i nostri figli. Lo faremo. Proteggeremo i nostri figli dal degrado e dalla degenerazione. È ovvio che l'Occidente cercherà di minare e dividere la nostra società, di affidarsi a traditori nazionali che in ogni momento, ci tengo a sottolinearlo, hanno lo stesso veleno del disprezzo per la propria patria e il desiderio di fare soldi vendendo questo veleno a chi è pronto a pagarlo. È sempre stato così. Chiunque abbia intrapreso la strada del tradimento diretto, commettendo atti terroristici e altri crimini contro la sicurezza della nostra società, l'integrità territoriale del Paese, sarà ritenuto responsabile ai sensi della legge. Ma non saremo mai come il regime di Kiev e le elite occidentali, che sono impegnate e sono state impegnate nella caccia alle streghe. Non regoleremo i conti con coloro che si sono fatti da parte ritirandosi dalla loro patria, lasceremo che rimanga sulla loro coscienza, lasceremo che ci convivano, devono conviverci. L'importante è che le persone, i cittadini russi, abbiano dato loro una valutazione morale. Sono orgoglioso e credo che tutti lo siano che il nostro popolo multietnico, la stragrande maggioranza dei cittadini, abbia preso una posizione di principio sull'operazione militare speciale, abbia compreso il significato di ciò che stiamo facendo, abbia sostenuto le nostre azioni per proteggere il Donbass. In questo sostegno, prima di tutto, si è manifestato il vero patriottismo, un sentimento storicamente insito nel nostro popolo. Stupisce per la sua dignità, profonda consapevolezza da parte di tutti e sottolineo da parte di tutti del proprio destino inseparabile dal destino della patria. Cari amici, voglio ringraziare tutti, tutto il popolo russo per il suo coraggio e determinazione. Dire grazie ai nostri eroi, soldati e ufficiali dell'esercito e della marina, la Guardia Nazionale, i membri dei servizi speciali e tutte le forze dell'ordine. Voglio ringraziare i soldati dei corpi di Donetsk e Lugansk, i volontari, i patrioti che combattono nei ranghi della riserva dell'esercito da combattimento, BARS. Vorrei scusarmi. Mi dispiace che durante il discorso di oggi non sarò in grado di nominare tutti. Sapete, quando stavo preparando questo discorso ho scritto un lungo elenco di queste unità eroiche. Poi l'ho tolto dal discorso di oggi perché, come ho detto, è impossibile nominare tutti. E avevo semplicemente paura di offendere coloro che non avrei nominato. Ci inchiniamo ai genitori, alle mogli e alle famiglie dei nostri difensori, ai medici e ai paramedici alle infermiere che salvano i feriti, ai ferrovieri e agli autisti che riforniscono il fronte, ai muratori che costruiscono le fortificazioni, ripristinano le abitazioni, le strade, le strutture civili, agli operai, agli ingegneri delle fabbriche della difesa che ora lavorano praticamente 24 ore su 24 in diversi turni, ai braccianti agricoli che garantiscono in modo affidabile la sicurezza alimentare del paese. Ringrazio gli insegnanti che si occupano veramente delle giovani generazioni russe, soprattutto quelli che lavorano nelle condizioni più difficili, anzi in prima linea. Le personalità della cultura che si recano nelle zone di guerra, negli ospedali per sostenere i soldati e gli ufficiali, i volontari che aiutano il fronte e i civili, i giornalisti, soprattutto i corrispondenti di guerra che rischiano il fronte per raccontare la verità al mondo intero. I pastori delle religioni tradizionali russe, i sacerdoti militari che con la loro saggia parola sostengono e ispirano. Dipendenti pubblici e imprenditori, tutti coloro che adempiono al loro dovere professionale, civile e semplicemente umano. Parole speciali al popolo delle Repubbliche Popolari di Donetsk e Lugansk, delle regioni di Zaporizia e Kherson. Voi stessi, cari amici, avete determinato il vostro futuro nei referendum, avete fatto la vostra scelta ferma, nonostante le minacce e il terrore dei neonazisti, in condizioni di ostilità vicine, ma non c'era e non c'è nulla di più forte della vostra determinazione a stare con la Russia, con la vostra madre patria. И будем наращивать. Voglio sottolineare che questa è la reazione del pubblico ai residenti delle Repubbliche Popolari di Donetsk e Lugansk e delle regioni di Zaporizia e Kherson. Ancora una volta, il nostro più profondo rispetto per tutti loro. Abbiamo già iniziato e costruiremo un programma su larga scala per la ripresa socio-economica e lo sviluppo di queste nuove entità costitutive della federazione. Il programma prevede il ripristino degli impianti produttivi, dei posti di lavoro e dei porti sul Mar d'Azov che è tornato ad essere un mare interno alla Russia e la costruzione di nuove strade moderne, come abbiamo fatto in Crimea, che ora ha un collegamento terrestre affidabile con tutta la Russia. Realizzeremo sicuramente tutti questi piani grazie ai nostri sforzi congiunti. Oggi le regioni del Paese stanno fornendo un sostegno diretto alle città, ai distretti e ai paesi delle Repubbliche Popolari di Donetsk e Lugansk e delle regioni di Zaporizia e Kherson e lo fanno con sincerità come veri fratelli e sorelle. Ora siamo di nuovo insieme, quindi siamo diventati ancora più forti e faremo di tutto per riportare la tanto attesa pace in questa nostra terra, per garantire la sicurezza del nostro popolo. Per questo per i loro antenati, per il futuro dei loro figli e dei nipoti, per il ripristino della giustizia storica, per la riunificazione della nostra nazione, i nostri soldati, i nostri eroi stanno combattendo oggi. Cari amici, vi chiedo di onorare la memoria dei nostri compagni d'arme che hanno dato la vita per la Russia, per i civili, gli anziani, per le donne e i bambini che sono morti sotto il fuoco dei neonazisti. Grazie. Мы все понимаем. Capiamo tutti e capisco anche quanto sia insopportabilmente difficile per le mogli, i figli e le figlie dei soldati caduti e per i loro genitori che hanno cresciuto questi dignitosi difensori della patria, come i membri della Giovane Guardia di Krasnodon, come i giovani uomini e donne che hanno combattuto contro il nazismo durante la Grande Guerra Patriottica e hanno difeso il Donbass. Il loro coraggio, la loro fermezza, la loro grande forza d'animo e il loro sacrificio sono ancora oggi ricordati da tutta la Russia. È nostro dovere sostenere le famiglie che hanno perso i loro cari, aiutarle a crescere i loro figli e dare loro un'istruzione e una professione. La famiglia di ogni partecipante a un'operazione militare speciale deve essere una priorità e trattata con cura e rispetto. Le loro esigenze devono essere soddisfatte immediatamente, senza ritardi burocratici. Propongo di istituire un fondo statale dedicato per fornire assistenza mirata e personalizzata alle famiglie dei combattenti caduti e ai veterani dell'operazione militare speciale. Questo ente avrà il compito di coordinare gli sforzi per offrire sostegno sociale, medico e di consulenza, nonché di affrontare le questioni relative all'invio in centri di cura e alla fornitura di servizi di riabilitazione, assistendoli anche nell'istruzione, nello sport, nell'occupazione e nell'acquisizione di una nuova professione. Questo fondo avrà anche la missione essenziale di garantire assistenza domiciliare a lungo termine e protesi ad alta. Tecnologia per coloro che ne hanno bisogno. Chiedo al Governo di collaborare con la Commissione per le politiche sociali e del Consiglio di Stato e con le Regioni per risolvere le questioni organizzative nel più breve tempo possibile. Il Fondo statale deve essere trasparente nel suo lavoro, semplificando l'assistenza e operando come uno sportello unico, privo di burocrazia o barriere amministrative. A ogni famiglia lo sottolineo. Senza eccezioni, ad ogni famiglia di una persona deceduta, a ogni veterano, verrà assegnato un assistente sociale personale, un coordinatore. Egli sarà presente di persona per risolvere in tempo reale qualsiasi problema. Vorrei sottolineare che quest'anno il Fondo deve aprire i suoi uffici in tutte le regioni della Federazione Russa. Abbiamo già messo in atto misure per sostenere i veterani della Grande Guerra Patriottica, i veterani dei combattimenti e coloro che sono stati coinvolti in conflitti locali. Credo che questi elementi essenziali saranno aggiunti alla missione del Fondo statale in futuro. Dobbiamo lavorare su questo aspetto e chiedo al Governo di farlo. Non fraintendetemi, il fatto che stiamo istituendo un fondo statale non significa che altre istituzioni o funzionari di alti livelli di governo saranno sollevati dalle loro responsabilità. Mi aspetto che tutte le agenzie federali, le regioni e i comuni continuino a prestare la massima attenzione ai veterani, ai militari e alle loro famiglie. In questo contesto vorrei ringraziare anche gli alti funzionari regionali, i sindaci e i capi delle regioni che incontrano abitualmente le persone, anche visitando la linea del fronte e sostenendo i loro connazionali. In particolare vorrei dire che oggi il personale di carriera, i soldati mobilitari, e i volontari condividono tutte le difficoltà del fronte, anche in termini di provviste, rifornimenti ed equipaggiamenti, retribuzioni e pagamenti assicurativi per i feriti, oltre che dei servizi sanitari. Tuttavia ci sono lamentele che arrivano fino al mio ufficio, oltre che ai governatori, come mi hanno detto, e alla procura militare e al commissario per i diritti umani, a dimostrazione che alcune di queste questioni non sono ancora state risolte. Dobbiamo andare a fondo di ogni denuncia, caso per caso. E un'altra cosa, tutti sanno che prestare servizio nella zona di operazioni militari speciali provoca un immenso stress fisico e mentale, poiché le persone rischiano ogni giorno la propria vita e la propria salute. Per questo motivo ritengo che i soldati mobilitati, così come tutto il personale di servizio e tutti coloro che partecipano alle operazioni militari speciali, compresi i volontari, debbano beneficiare di un congedo di almeno 14 giorni ogni 6 mesi, senza contare il tempo necessario per raggiungere la destinazione. In questo modo ogni combattente potrà incontrare i propri cari e trascorrere del tempo con la propria famiglia. Cari colleghi, come sapete, con decreto del Presidente abbiamo il piano di costruzione e sviluppo delle forze armate per il 2021-2025. Sono in corso i lavori per la sua attuazione, si stanno apportando i necessari aggiustamenti. Voglio sottolineare che i nostri futuri passi per il rafforzamento dell'esercito e della marina, così come il continuo e futuro sviluppo delle forze armate, dovranno certamente basarsi sulla reale esperienza di combattimento acquisita durante un'operazione militare speciale. È estremamente importante per noi, direi assolutamente inestimabile. Ad esempio, i sistemi più recenti delle forze di deterrenza nucleare russe rappresentano oltre il 91, il 91,3%. Questo per ribadire che sulla base della nuova esperienza acquisita dobbiamo raggiungere lo stesso alto livello qualitativo in tutte le altre componenti delle forze armate. <coughs> Gli ufficiali e i sergenti che si sono distinti come comandanti competenti, moderni e risoluti, e ce ne sono molti, saranno promossi in via prioritaria ai gradi superiori, inviati alle università e alle accademie militari e serviranno come potente riserva di personale per le forze armate. Senza dubbio sono una risorsa preziosa nella vita civile e nei governi a tutti i livelli. Vorrei che i nostri colleghi prestassero attenzione a questo aspetto. È molto importante. Il popolo deve sapere che la madre patria apprezza il loro contributo alla difesa della patria. Introdurremo attivamente le tecnologie più avanzate per garantire standard di alta qualità nell'esercito e nella marina. Abbiamo progetti pilota corrispondenti e campioni di armi ed equipaggiamenti in ogni settore. Molti di essi sono nettamente superiori alle loro controparti straniere. Il nostro obiettivo è avviare la produzione di massa e in serie. Questo lavoro è in corso e sta prendendo piede. Stiamo aumentando costantemente il ritmo di questo lavoro e lo stiamo facendo, voglio sottolinearlo, sulla base della ricerca scientifica e industriale russa attraverso il coinvolgimento attivo di piccole e medie imprese ad alta tecnologia nell'adempimento degli ordini di difesa dello Stato. Oggi i nostri stabilimenti, gli uffici di progettazione e i team di ricerca impiegano specialisti esperti e un numero crescente di giovani di talento e altamente qualificati che sono orientati verso risultati innovativi pur rimanendo fedeli alla tradizione degli armaioli russi che consiste nel non risparmiare alcuno sforzo pur di garantire la vittoria. Certamente rafforzeremo le garanzie per la nostra forza lavoro, anche per quanto riguarda gli stipendi e la sicurezza sociale. Propongo di lanciare un programma speciale per l'affitto di alloggi a basso costo per i dipendenti dell'industria della difesa. I canoni di locazione saranno significativamente più bassi di quelli di mercato, poiché una parte significativa di essi sarà coperta dallo Stato. Il Governo ha esaminato la questione. Vi incarico di definire i dettagli di questo programma e di iniziare subito a costruire quegli alloggi in affitto, soprattutto nelle città che sono i principali centri di difesa industriali e di ricerca. Illustri colleghi. Come ho già detto, l'Occidente non ha aperto contro di noi solo una guerra militare e informativa, ma sta cercando di combatterci anche sul fronte economico. Tuttavia, non hanno avuto successo su nessuno di questi fronti e non lo avranno mai. Inoltre, coloro che hanno avviato le sanzioni stanno punendo se stessi, hanno fatto salire i prezzi nei loro paesi, distrutto posti di lavoro, costretto le aziende a chiudere e causato una crisi energetica. E dicono ai loro cittadini che la colpa di tutto questo è dei russi. Lo sentiamo. Quali mezzi hanno usato contro di noi nel tentativo di attaccarci con le sanzioni? Hanno cercato di interrompere i legami economici con le aziende russe e di privare il sistema finanziario dei suoi canali di comunicazione per bloccare la nostra economia, isolarci dai mercati di esportazione e quindi minare le nostre entrate. Hanno anche rubato le nostre riserve di valuta estera, per chiamare le cose con il loro nome. Hanno cercato di deprezzare il rublo. E di provocare un'inflazione devastante. Ancora una volta le sanzioni antirusse sono solo un mezzo per raggiungere un fine, e l'obiettivo, come dichiarato dagli stessi leader occidentali, citazione diretta, è quello di far soffrire i nostri cittadini. Sì, farli soffrire. Che umanisti! Vogliono far soffrire il popolo, destabilizzando così la nostra società dall'interno. Ma i loro calcoli non si sono avverati. L'economia e il sistema di governance russi si sono dimostrati molto più forti di quanto l'Occidente pensasse. Grazie agli sforzi congiunti del governo, del Parlamento, della Banca di Russia, delle regioni della Federazione e naturalmente delle comunità imprenditoriali e dei suoi dipendenti, Abbiamo garantito che la situazione economica rimanesse stabile. Abbiamo protetto i cittadini, salvato i posti di lavoro, impedito la carenza di mercato, anche di beni essenziali, sostenuto il sistema finanziario e gli imprenditori che hanno investito nelle loro aziende e quindi nello sviluppo del Paese. Già nel marzo 2022 abbiamo lanciato un pacchetto di assistenza dedicato alle imprese e all'economia per un valore di circa 1000 miliardi di rubli. Vorrei. Attirare la vostra attenzione sul fatto che questo non ha nulla a che fare con la stampa di denaro, niente affatto. Tutto ciò che facciamo è solidalmente radicato nei principi del mercato. Alla fine del 2022 si è registrato un calo del prodotto interno lordo. Il primo ministro mi ha chiamato per dirmi: "Vorrei chiederle di parlarne". Credo che questi dati siano stati resi noti ieri, proprio nei tempi previsti. Forse ricorderete che alcuni avevano previsto una contrazione dell'economia del 20-25% o forse del 10%. Solo di recente abbiamo parlato di un calo del 2,9% e sono stato io ad annunciare questa cifra. In seguito è sceso al 2,5%. Tuttavia, nel 2022 il PIL è diminuito del 2,1%, secondo gli ultimi dati. E dobbiamo ricordare che già a febbraio e marzo dello scorso anno alcuni avevano previsto che l'economia sarebbe stata in caduta libera. Le imprese russe hanno ristrutturato la loro logistica e hanno rafforzato i loro legami con i partner responsabili e prevedibili. Ce ne sono molti, sono la maggioranza nel mondo. Vorrei sottolineare che la quota del rublo russo nei nostri regolamenti internazionali è raddoppiata rispetto al dicembre del 2021, raggiungendo un terzo del totale, e includendo le valute dei paesi amici, supera la metà di tutte le transazioni. Continueremo a lavorare con i nostri partner per creare un sistema sostenibile e sicuro di regolamenti internazionali, che sarà indipendente dal dollaro e dalle altre valute di riserva occidentali, che sono destinate a perdere il loro fascino universale a causa delle politiche dell'elite occidentale e dei governi occidentali. Non siamo noi a ridurre le transazioni in dollari o in altre cosiddette valute universali, loro fanno tutto con le loro mani. C'è una massima che recita, armi al posto del petrolio. Naturalmente la difesa nazionale è la priorità assoluta, ma nel risolvere i compiti strategici in questo settore non dobbiamo ripetere gli errori del passato e non dobbiamo distruggere la nostra economia. Abbiamo tutto ciò che serve per garantire la nostra sicurezza e creare le condizioni per uno sviluppo costante del nostro Paese. Stiamo agendo in linea con questa logica e intendiamo continuare a farlo. Ad esempio, l'anno scorso vorrei sottolineare che molti settori fondamentali dell'economia nazionale non solo non hanno ridotto la produzione, ma l'hanno aumentata in modo significativo. Per la prima volta nella storia moderna del nostro paese, il volume delle abitazioni commissionate ha superato i 100 milioni di metri quadri. Per quanto riguarda la produzione agricola, l'anno scorso ha registrato tassi di crescita a due cifre. Grazie, grazie molte. Siamo molto grati ai nostri produttori agricoli. Gli agricoltori russi hanno raccolto una quantità record: oltre 150 milioni di tonnellate di cereali, di cui oltre 100 milioni di tonnellate di grano. Entro la fine della stagione agricola, cioè il 30 giugno 2023, porteremo le nostre esportazioni di cereali a 55-60 milioni di tonnellate. Solo 10 o 15 anni fa, questo sembrava una favola. Un piano assolutamente irrealizzabile. Se ricordate, e sono sicuro che alcuni lo ricordano. L'ex viceprimo ministro e il ministro dell'agricoltura sono qui presenti. Solo di recente gli agricoltori hanno assorbito complessivamente 60 milioni di tonnellate in un anno, mentre ora 55-60 milioni è il loro potenziale di esportazione. Sono convinto che abbiamo tutte le possibilità di fare un passo avanti simile anche in altri settori. Abbiamo evitato che il mercato del lavoro collassasse. Al contrario, siamo riusciti a ridurre la disoccupazione proprio nel contesto attuale. Oggi, in una situazione di grande difficoltà, un po' per tutti, il mercato del lavoro è ancora meglio di prima. Forse ricorderete che il tasso di disoccupazione prima della pandemia era del 4,7% e ora, credo, è del 3,7%. Qual è il dato, signor Misustin? 3,7%? È un minimo storico. Permettetemi di ribadire che l'economia russa ha superato i rischi che aveva di fronte ha prevalso. Naturalmente è stato impossibile anticipare molti di essi e abbiamo dovuto rispondere letteralmente al volo, affrontando i problemi mano a mano che emergevano. Sia lo Stato che le imprese hanno dovuto muoversi rapidamente. Si noti che l'iniziativa privata e le piccole e medie imprese hanno svolto un ruolo enorme in questo caso. Abbiamo evitato di dover applicare una regolamentazione eccessiva o di distorcere l'economia dando allo Stato un ruolo più importante. Importante. Che altro c'è da dire? La, la recessione si è limitata al secondo trimestre del 2022, mentre l'economia è cresciuta sia nel terzo che nel quarto trimestre. Di fatto siamo entrati in un nuovo ciclo di crescita economica. Secondo gli esperti, il suo modello e la struttura stanno diventando qualitativamente diversi. Stanno emergendo nuovi e promettenti mercati globali, tra cui l'APR, la regione Asia-Pacifico. Il nostro mercato interno, la base scientifica, la tecnologia e le risorse umane non la fornitura di materie prime all'estero, ma la produzione di beni ad alto valore aggiunto. Questo ci permette di liberare l'enorme potenziale della Russia in tutti gli ambiti e le aree. Ci aspettiamo di assistere a un solido aumento della domanda interna già da quest'anno. Sono fiducioso che le nostre aziende sfrutteranno questa opportunità per aumentare la produzione, per realizzare i prodotti più richiesti e occupare le nicchie di mercato lasciate libere o che stanno per essere lasciate libere dalle aziende occidentali che si ritirano. Oggi vediamo il quadro completo: comprendiamo le questioni strutturali che dobbiamo risolvere nella logistica, nella tecnologia, nella finanza e nelle risorse umane. Negli ultimi anni abbiamo. Abbiamo parlato molto e a lungo della necessità di ristrutturare la nostra economia e ora questi cambiamenti sono una necessità vitale, stanno cambiando la situazione e in questo caso in meglio. Sappiamo cosa bisogna fare per assicurare alla Russia uno sviluppo progressivo e costante, uno sviluppo sovrano e indipendente, a prescindere da qualsiasi pressione o minaccia esterna garantendo al contempo la nostra sicurezza nazionale e i nostri interessi. Vorrei ricordare e sottolineare che l'essenza del nostro compito non è adattarsi alle condizioni attuali. Il nostro obiettivo strategico è portare l'economia verso un nuovo orizzonte. Tutto sta cambiando ora e sta cambiando molto velocemente. Questo non è solo un periodo di sfide, ma anche di opportunità. Oggi è davvero così e il nostro futuro dipende dal modo in cui realizzeremo queste opportunità. Dobbiamo eliminare, e voglio sottolinearlo, tutti i conflitti tra agenzie, la burocrazia, sia le lamentele, le incomprensioni o qualsiasi altra assurdità. Tutto ciò che facciamo deve contribuire a raggiungere i nostri obiettivi e a produrre risultati. Questo è l'obiettivo che dobbiamo perseguire. Consentire alle aziende russe e alle piccole imprese a conduzione familiare di accedere con successo al mercato è già di per sé una vittoria. Costruire fabbriche all'avanguardia e chilometri di strade è una vittoria. Ogni nuova scuola, ogni nuovo asilo che costruiamo è una vittoria. Le le carte scientifiche e le nuove tecnologie, anche queste sono vittorie, naturalmente. L'importante è che tutti noi contribuiamo al nostro successo comune. Su quali aree dobbiamo concentrare la collaborazione tra Stato, regioni e imprese nazionali? In primo luogo espanderemo i promettenti legami economici con l'estero e costruiremo nuovi corridoi logistici. È già stata presa la decisione di estendere la superstrada Mosca-Kazan a Ekaterinburg, Keliabinsk e Tiumen e in futuro a Irkutsk e Vladivostok, con diramazioni verso Kazakistan, Mongolia e Cina. Questo ci permetterà in parte di espandere notevolmente i nostri legami con i mercati del sud-est asiatico. Svilupperemo i porti del Mar Nero e del Mare d'Azov. Presteremo particolare attenzione al corridoio internazionale nord-sud, come sanno coloro che ci hanno lavorato ogni giorno. Già quest'anno le navi con un pescaggio fino a 4,5 metri potranno passare attraverso il canale Volga-Mar Caspio. Questo aprirà nuove rotte per la cooperazione commerciale con l'India, l'Iran, il Pakistan e i paesi del Medio Oriente continueremo a sviluppare questo corridoio. I nostri piani includono l'accelerazione della modernizzazione delle ferrovie orientali, la transiberiana e la ferrovia Baikal-Amur, nonché l'aumento della capacità della Northern South Road. Ciò creerà non solo un traffico merci aggiuntivo, ma anche una base per raggiungere i nostri obiettivi nazionali di sviluppo della Siberia, dell'Artico e dell'Estremo Oriente. L'infrastruttura delle regioni e lo sviluppo delle infrastrutture, comprese le comunicazioni, le telecomunicazioni e le reti stradali, riceveranno un forte impulso. L'anno prossimo, nel 2024, porteremo in condizioni adeguate almeno l'85% di tutte le strade delle maggiori metropoli del paese e oltre la metà di tutte le strade regionali e comunali. Sono sicuro che riusciremo a raggiungere questo obiettivo. Continueremo anche il nostro programma di distribuzione gratuita del gas. Abbiamo già deciso di estenderlo alle strutture sociali, asili e scuole, ambulatori e ospedali, nonché centri di assistenza sanitaria primaria. Questo programma diventerà permanente per i nostri cittadini che potranno sempre richiedere l'allacciamento alla rete di distribuzione del gas. Quest'anno lanceremo un vasto programma per la costruzione e la riparazione di alloggi e sistemi di utilità. Nei prossimi dieci anni prevediamo di investire almeno 4,5 trilioni di rubli. Sappiamo quanto sia importante per la nostra popolazione e quanto questo settore sia stato trascurato. È necessario migliorare la situazione e lo faremo. È importante dare al programma un inizio potente. Vorrei quindi chiedere al Governo di garantire un finanziamento stabile per questo programma. In secondo luogo dovremmo espandere in modo significativo la capacità produttiva della nostra economia e aumentare la capacità industriale nazionale. È stato creato uno strumento per i mutui industriali e un prestito agevolato può essere contratto non solo per l'acquisto di strutture produttive, ma anche per la loro costruzione ammodernamento. L'entità di questo prestito è stata discussa più volte e si è pensato di aumentarla. Si tratta di un importo adeguato per un primo passo, fino a 500 milioni di rubli. È disponibile a un tasso del 3 o del 5% per un massimo di 7 anni. Penso che sia un programma molto buono e che debba essere sfruttato. Quest'anno sono entrate in vigore nuove condizioni per i cluster industriali, tra cui una riduzione degli oneri fiscali e amministrativi per le aziende residenti, nonché commesse statali a lungo termine e sussidi. Per sostenere la domanda dei loro prodotti innovativi, che si stanno appena affacciando sul mercato. Secondo le stime, queste misure genereranno prodotti molto richiesti, per un valore di oltre 10.000 miliardi di rubli, entro il 2030. Gli investimenti dovranno raggiungere circa 2.000 miliardi di rubli già da quest'anno. Si noti che non si tratta di previsioni, ma di parametri di riferimento esistenti. Pertanto vorrei che il governo accelerasse l'avvio di questi progetti, desse una mano alle imprese e proponesse misure di sostegno sistematiche, compresi gli incentivi fiscali. So che il blocco finanziario non ama fornire incentivi e condivido in parte questo approccio. Il sistema fiscale deve essere coerente e senza nicchie o esenzioni, ma questo caso particolare richiede... Un approccio creativo. Quindi a partire da quest'anno le aziende russe potranno ridurre le imposte sul reddito se acquisteranno soluzioni informatiche nazionali avanzate e prodotti potenziati dall'intelligenza artificiale. Inoltre queste spese saranno accreditate a una volta e mezza il costo effettivo, il che significa che ogni rublo investito nell'acquisto di questi prodotti si tradurrà in una detrazione fiscale di un rublo e mezzo. Propongo di estendere queste detrazioni all'acquisto di tutti i tipi di attrezzature russe ad alta tecnologia. Vorrei che il governo presentasse un elenco di tali attrezzature, diviso per settore specifico, e vorrei che indicasse la procedura per la concessione delle detrazioni. La terza è la questione più importante. Sì, questa è una buona soluzione per rivitalizzare l'economia. In terzo luogo, una questione cruciale della nostra agenda di sviluppo economico riguarda le nuove fonti di finanziamento, gli investimenti di cui abbiamo parlato molto. Grazie alla nostra forte bilancia dei pagamenti, la Russia non ha bisogno di prendere in prestito fondi dall'estero. Di inginocchiarsi e dell'emosinare denaro per poi discutere a lungo su cosa, quanto e a quali condizioni restituirlo. Le banche russe lavorano in modo stabile e sostenibile e hanno un solido marginale. Di sicurezza. Nel 2022 il volume dei prestiti bancari per il settore delle imprese è aumentato. Ripeto, è aumentato. C'era molta preoccupazione al riguardo, ma la crescita è stata registrata. È aumentata del 14%, ovvero più di quanto abbiamo registrato nel 2021. Prima dell'operazione militare speciale, nel 2021, l'aumento era dell'11,7%, ora è del 14%. Anche il portafoglio mutui è cresciuto del 20,4%. Stiamo crescendo. L'anno scorso il settore bancario nel suo complesso ha registrato un utile. Non è stato grande come negli anni precedenti, ma è stato comunque considerevole, 203 miliardi di rubli. Questo è un altro indicatore della stabilità del settore finanziario russo. Secondo le nostre stime, già nel secondo trimestre di quest'anno l'inflazione in Russia si avvicinerà all'obiettivo del 4%. Vorrei ricordare che in alcuni paesi dell'Unione Europea il tasso di inflazione ha raggiunto il 12, il 17 e il 20%. Il nostro dato è del 5 o 4%. La Banca Centrale e il Ministero delle Finanze stanno ancora discutendo il dato, ma sarà vicino all'obiettivo. Date queste dinamiche positive e altri parametri macroeconomici, stiamo creando le condizioni oggettive per ridurre i tassi di interesse a lungo termine nell'economia, il che significa che i prestiti per il settore economico reale diventeranno più accessibili. I risparmi individuali a lungo termine sono una fonte vitale di risorse per gli investimenti in tutto il mondo e dobbiamo incoraggiare il loro flusso verso il settore degli investimenti. Vorrei che il governo accelerasse la presentazione di progetti di legge alla Duma di Stato per lanciare il relativo programma statale già nel mese di aprile. È importante creare ulteriori condizioni per incoraggiare i cittadini a investire e guadagnare in patria, all'interno del paese. Allo stesso tempo è necessario garantire la sicurezza degli investimenti dei cittadini nel risparmio pensionistico volontario. Dovremmo creare un meccanismo simile a quello utilizzato per assicurare i depositi bancari. Vorrei ricordare che tali risparmi, per un valore massimo di 1,4 milioni di rubli, sono assicurati dallo Stato e il loro rendimento è garantito. Propongo di raddoppiare la somma a 2,8 milioni di rubli per i risparmi pensionistici volontari. Allo stesso modo dobbiamo proteggere gli investimenti dei cittadini in altri strumenti di investimento a lungo termine, anche contro il possibile fallimento dei broker finanziari. È necessario prendere decisioni distinte per attrarre fondi nelle imprese in rapida crescita e ad alta tecnologia. Approveremo il sostegno al collocamento delle azioni sul mercato azionario nazionale, compresi i benefici fiscali, sia per le aziende che per gli acquirenti delle loro azioni. La libertà di impresa è un elemento vitale della sovranità economica. Lo ripeto, nonostante i tentativi esterni di contenere la Russia, le imprese private hanno dimostrato la loro capacità di adattarsi rapidamente ai cambiamenti dell'ambiente e di garantire la crescita economica in condizioni difficili. Pertanto, ogni iniziativa imprenditoriale volta a favorire il Paese dovrebbe essere sostenuta. A questo proposito, credo sia giusto rivedere la questione della revisione di alcune norme di diritto penale in relazione ai cosiddetti reati economici. Naturalmente lo Stato deve controllare ciò che accade in questa sfera, non possiamo permettere il permissivismo in questo settore, ma non è necessario spingerci troppo oltre. È necessario muoversi più attivamente verso la depenalizzazione di cui ho parlato. Confido che il Governo, insieme al Parlamento, alle forze dell'ordine e alle associazioni imprenditoriali, svolga questo lavoro in modo coerente e approfondito. Allo stesso tempo, vorrei chiedere al Governo di suggerire in stretta collaborazione con il Parlamento ulteriori misure per accelerare la depenalizzazione dell'economia. Le imprese, soprattutto quelle che operano in settori e industrie chiave, devono operare sotto la giurisdizione russa. Questo è un principio fondamentale. Cari colleghi, in questo contesto vorrei fare una piccola digressione filosofica. E cosa vorrei sottolineare? Ricordiamo quali problemi e squilibri ha dovuto affrontare l'economia sovietica nelle sue ultime fasi. Per questo motivo, dopo il crollo dell'Unione Sovietica e del suo sistema pianificato, nel caos degli anni 90, il Paese ha iniziato a creare la propria economia sulla base dei rapporti di mercato e della proprietà privata. Nel complesso questa è stata la cosa giusta da fare. I paesi occidentali sono stati in gran parte un esempio da seguire in questo senso. Come sapete i loro consulenti erano una dozzina e sembrava sufficiente copiare i loro modelli. È vero, mi ricordo che discutevano anche tra di loro, gli europei discutevano con gli americani su come dovesse svilupparsi l'economia russa. E cosa è successo di conseguenza? La nostra economia nazionale si è in gran parte orientata verso l'Occidente e per lo più come fonte di materie prime. Naturalmente c'erano diverse sfumature, ma nel complesso eravamo visti come una fonte di materie prime. Le ragioni di ciò sono altrettanto chiare. Naturalmente le nuove imprese russe che stavano prendendo forma erano principalmente orientate a generare profitto come tutte le imprese di tutti gli altri paesi. Un profitto facile e veloce, in primo luogo. Che cosa poteva fornirlo, quindi? Naturale, la vendita di risorse, petrolio, gas, metalli e legname. Pochi pensavano ad altre alternative o probabilmente non avevano la possibilità di investire a lungo termine. Questo è il motivo per cui altre industrie più complesse non hanno fatto molta strada. Per interrompere questa tendenza negativa ci sono voluti anni e gli altri governi se ne sono accorti chiaramente. Abbiamo dovuto adeguare il nostro sistema fiscale e fare investimenti pubblici su larga scala. Abbiamo ottenuto cambiamenti reali e visibili. I risultati ci sono, ma, ancora una volta, dobbiamo tenere a mente le circostanze in cui si sono sviluppate le nostre principali attività, soprattutto le grandi imprese. Le tecnologie provenivano dall'Occidente. Le fonti di finanziamento più economiche e i mercati più redditizi erano in Occidente e anche i capitali hanno iniziato a fluire verso l'Occidente. Purtroppo, invece di espandere la produzione e acquistare attrezzatura e tecnologie per creare nuovi posti di lavoro, in Russia hanno speso i loro soldi in ville, yacht e immobili di lusso all'estero. In seguito hanno iniziato a investire nell'economia, ma inizialmente il denaro è fluito rapidamente verso l'Occidente, a scopo di consumo. E poiché i loro soldi erano lì, è lì che i loro figli sono stati educati, dove era la loro vita, il loro futuro. Era molto difficile, quasi impossibile per lo Stato controllare ed impedire questi sviluppi, perché vivevamo in un paradigma di libero mercato. Gli eventi recenti hanno chiaramente dimostrato che l'immagine dell'Occidente come rifugio sicuro per i capitali era un miraggio. Coloro che non sono riusciti a capirlo in tempo, che hanno visto la Russia solo come fonte di reddito e hanno pianificato di vivere per lo più all'estero, hanno perso molto, sono stati derubati e si sono visti portare via anche il loro denaro legittimo. Una volta scherzando, molti di voi probabilmente se lo ricordano, dissi agli uomini d'affari russi che si sarebbero stancati di ingoiare polvere, che si sarebbero ammalati correndo da un tribunale all'altro e da un ufficio all'altro in Occidente per cercare di salvare i loro soldi. Ed è esattamente quello che è successo. Ora dirò una cosa molto semplice ma davvero importante. Credetemi, nessun cittadino comune del nostro paese si è sentito dispiaciuto per coloro che hanno perso i loro beni in banche straniere, i loro yacht, i loro palazzi all'estero e così via. Nelle loro conversazioni intorno al tavolo della cucina tutti hanno ricordato le privatizzazioni degli anni 90 quando le imprese costruite da tutta la nostra nazione sono state vendute per quasi niente e le cosiddette nuove elite hanno sfoggiato il loro stile di vita sfarzoso. Ci sono altri aspetti fondamentali. Negli anni successivi alla dissoluzione dell'Unione Sovietica, l'Occidente non ha mai smesso di cercare di incendiare gli stati post sovietici e soprattutto di eliminare la Russia che rappresenta la più grande porzione sopravvissuta del nostro stato storico. Hanno incoraggiato i terroristi internazionali ad aggredirci, hanno provocato conflitti regionali lungo il perimetro dei nostri confini, hanno ingoiato i nostri interessi e hanno cercato di Tenere e sopprimere la nostra economia. Dico questo perché le grandi imprese in Russia controllano imprese strategiche con migliaia di lavoratori che determinano il benessere socio-economico di molte regioni e quindi lo stato generale delle cose. Quindi ogni volta che i leader o i proprietari di queste imprese si trovano a dipendere da governi che adottano politiche ostili alla Russia, questo rappresenta una grave minaccia per noi, un pericolo per il nostro Paese. Una situazione del genere non può essere tollerata. <coughs> Sì, ognuno ha una scelta. Alcuni possono scegliere di vivere in una villa sequestrata con un conto bloccato, cercando di trovare un posto per sé in una capitale occidentale apparentemente attraente, in un resort o in qualche altro luogo caldo e confortevole all'estero. Chiunque ha il diritto di farlo e noi non lo violeremo mai. Ma è ora di capire che in Occidente queste persone sono state sempre considerate e rimarranno sempre degli stranieri di seconda classe che possono essere trattati in qualsiasi modo e il loro denaro, le loro conoscenze e i titoli acquisiti di conti, colleghi o sindaci non saranno di alcun aiuto. Devono capire che lì sono persone di seconda classe. C'è un'altra possibilità, restare nella madre patria, lavorare per i propri connazionali, non solo per aprire nuove imprese, ma anche per cambiare la vita intorno a sé, nella città, nei villaggi e in tutto il paese. Ci sono molti imprenditori di questo tipo, veri e propri combattenti nella nostra comunità imprenditoriale e a loro è legato il futuro della nostra attività. Tutti devono sapere che le fonti della loro prosperità e del loro futuro possono essere solo qui, nel loro paese natale, la Russia. Se lo faranno, creeremo un'economia molto forte, autosufficiente, che non rimarrà in disparte nel mondo, ma sfrutterà tutti i suoi vantaggi competitivi. Il capitale russo, il denaro guadagnato qui, deve essere messo al servizio del Paese, del nostro sviluppo nazionale. Oggi vediamo un enorme potenziale nello sviluppo delle infrastrutture, nel settore manufatturiero, nel turismo nazionale e in molti altri settori. Vorrei che coloro che si sono sono scontrati con i costumi predatori dell'occidente ascoltassero ciò che ho da dire andare in giro strisciando con il cappello in mano a chiedere l'elemosina dei propri soldi non ha senso e soprattutto non porta a nulla, soprattutto ora che ci si rende conto con chi si ha a che fare. Smettetela di aggrapparvi al passato, di ricorrere ai tribunali per riavere almeno qualcosa. Cambiate le vostre vite e i vostri lavori, perché siete persone forti. Mi rivolgo ora ai nostri imprenditori, molti dei quali li conosco da anni e hanno attraversato una difficile scuola di vita. Lanciate nuovi progetti, guadagnate denaro, lavorate sodo per la Russia, investite in imprese e posti di lavoro, aiutate le scuole, le università, la scienza e la sanità, la cultura e lo sport. In questo modo aumenterete la vostra ricchezza e conquisterete anche il rispetto e la gratitudine del popolo per una generazione a venire. Lo Stato e la società vi sosterranno sicuramente. Consideriamo questo un messaggio per la vostra azienda. Muovetevi. Nella giusta direzione. Cari colleghi, la Russia è un paese aperto e allo stesso tempo una civiltà distinta e originale. Non c'è alcuna pretesa di esclusività o superiorità in questa affermazione, ma questa civiltà è nostra. Questo è ciò che conta. I nostri antenati ce l'hanno tramandata e noi dobbiamo preservarla e trasmetterla ai nostri discendenti. Svilupperemo la cooperazione con gli amici, con tutti coloro che sono pronti a lavorare con noi. Adotteremo le pratiche migliori, ma faremo affidamento soprattutto sul nostro potenziale, sull'energia creativa della società russa, sulle nostre tradizioni e sui nostri valori. Vorrei ricordare il carattere del nostro popolo, che si è sempre distinto per la sua generosità, magnanimità, misericordia e compassione. E la Russia, come paese, riflette pienamente questi tratti. Sappiamo essere buoni amici, sappiamo mantenere la parola data, non deludere mai nessuno e sostenere sempre chi si trova in una situazione difficile senza esitare. Tutti ricordano che durante la pandemia siamo stati i primi a sostenere alcuni paesi europei, tra cui l'Italia e altri stati, quando stavano attraversando le settimane più difficili dell'epidemia di Covid. E non dimentichiamo come stiamo aiutando la Siria e la Turchia dopo un terremoto devastante. Il popolo russo è il fondamento della nostra sovranità nazionale e la nostra fonte di potere. I diritti e le libertà dei nostri cittadini sono inviolabili, sono garantiti dalla Costituzione e non ce ne discosteremo nonostante le sfide e le minacce esterne. In questo contesto vorrei sottolineare che le elezioni degli organi di governo locali e regionali del prossimo settembre e le elezioni presidenziali del 2024 si svolgeranno in stretta conformità con la legge e nel rispetto di tutte le disposizioni democratiche e costituzionali. Le elezioni rivelano sempre approcci diversi alla risoluzione degli obiettivi sociali ed economici. Detto questo, le principali forze politiche sono consolidate e unite. Nell'idea principale, la sicurezza e il benessere del popolo. La nostra sovranità e i nostri interessi nazionali, per noi, devono prevalere su tutto il resto. Vorrei ringraziarvi per questa posizione responsabile e ferma e ricordare le parole di Petr Stolypin, patriota e sostenitore di uno Stato russo forte. Lo disse alla Duma di Stato più di cent'anni fa, ma è ancora in linea con i nostri tempi. Disse. Nella causa della difesa della Russia tutti noi dobbiamo unire e coordinare i nostri sforzi, i nostri impegni e i nostri diritti per sostenere un diritto storico supremo, il diritto della Russia ad essere forte. Tra i volontari in prima linea ci sono i deputati della Duma di Stato e dei parlamentari regionali, i rappresentanti dei diversi livelli degli organi di governo esecutivo, dei comuni, delle città, dei distretti e delle aree rurali. Tutti i partiti parlamentari e le principali associazioni pubbliche stanno partecipando alla raccolta di aiuti umanitari per aiutare il fronte. Grazie ancora una volta, grazie per questa presa di posizione patriottica. Le amministrazioni locali, in quanto autorità pubbliche più vicine alla popolazione, svolgono un ruolo enorme nel rafforzare la società civile e nel risolvere i problemi quotidiani. La fiducia della gente nello Stato nel suo complesso, il benessere sociale dei cittadini e la loro fiducia nel successo dello sviluppo del Paese dipendono dal loro operato. Vorrei chiedere all'ufficio presidenziale e al governo di presentare delle proposte per la creazione di strumenti di sostegno diretto ai migliori team e pratiche manageriali nei comuni grandi, medi e piccoli. Lo sviluppo libero della società significa essere pronti ad assumersi la responsabilità per se stessi e per i propri cari e per il proprio paese. Queste qualità devono essere incoraggiate fin dalla giovane età in famiglia. Naturalmente il sistema educativo e la nostra cultura nazionale sono estremamente importanti per rafforzare i nostri valori comuni e la nostra identità nazionale. Lo Stato utilizzerà le risorse della Fondazione per le Sovvenzioni Presidenziali, della Fondazione per le Iniziative Culturali, dell'Istituto per lo Sviluppo di Internet e di altri strumenti per sostenere tutte le forme di impegno creativo come l'arte contemporanea e tradizionale, il realismo e l'avanguardia, le opere classiche e innovative. Non sono i generi o le tendenze che contano, la cultura deve essere al servizio del bene, della bellezza e dell'armonia, deve riflettere su alcune questioni molto complicate e contraddittorie della vita, ma la sua missione principale non è quella di distruggere la società, bensì di nutrire le migliori qualità umane. Lo sviluppo culturale sarà una priorità per la ricostruzione di una vita pacifica nel Donbass e in Novorossia. Dovremmo ricostruire, riparare e fornire attrezzature a centinaia di strutture culturali, tra cui collezioni e edifici museali, che aiutino le persone a sentire il legame tra il passato e il presente e a creare un collegamento con il futuro, a sentire la loro appartenenza allo spazio culturale, storico ed educativo comune della secolare Grande Russia. Dobbiamo lavorare insieme ai nostri insegnanti, accademici e professori per migliorare seriamente la qualità dei libri di testo scolastici e universitari, prima di tutto nelle materie umanistiche, storia, scienze sociali, letteratura e geografia. In modo che i nostri giovani imparino il più possibile sulla Russia, sul suo grande passato, sulla sua cultura e sulle sue tradizioni. Abbiamo giovani brillanti e di talento che sono disposti a lavorare per il bene del nostro Paese in settori come la ricerca scientifica, la cultura, la sfera sociale, l'economia e la pubblica amministrazione. Il concorso Leaders della Russia, così come il concorso Leaders dei Revival, attualmente in corso nelle nuove entità costitutive della federazione, stanno aprendo nuovi orizzonti di crescita professionale proprio a queste persone. In particolare alcuni vincitori e finalisti di questi concorsi si sono ruolati volontariamente nelle unità militari. Molti di loro lavorano ora nei territori liberati, aiutando a ricostruire la vita economica e sociale e agiscono con professionalità, decisione e coerenza. In generale nulla può sostituire la scuola di guerra, le persone tornano completamente diverse e sono pronte a dare la vita per la patria ovunque si trovino a lavorare. <ride> Vorrei sottolineare che proprio coloro che sono nati e cresciuti nel Donbass e nella Novorossia, che hanno combattuto per loro, saranno e dovranno costituire la base del nostro sforzo comune per lo sviluppo di queste regioni. Vorrei rivolgermi a loro e dire, la Russia, 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 Russia. conta su di voi. <coughs>